questa deriva dell'immobilismo, dei giochetti di chi fa tra 5 stelle le destre, per il famoso cosiddetti vincitori, beh, questa è una deriva che non piace agli italiani. Noi abbiamo vinto e siamo stati gli unici in Italia e siamo persone serie. Ora dobbiamo governare bene, rispettare gli impegni, non ci vogliamo chiudere nel palazzo e quindi dopo la giunta e all'avvio della legislatura richiamiamo una coalizione diversa, larga, plurale, differente, che viene da tutti i comuni, per ora iniziare a rispettare gli impegni e costruire la regione del futuro. Anche a livello nazionale una cosa è certa, che o si voterà fra qualche mese o forse fra un anno o fra un anno e mezzo, ma si voterà forse con questa legge elettorale o con qualcosa di addirittura più maggioritario. E quindi mi permetto di dire, dando un suggerimento, è urgente aprire un cantiere nuovo, un cantiere per una nuova alleanza fatta innanzitutto di persone. Non riproponiamo schemi del passato, non riproponiamo schemi superati, ma l'unico modo di garantire l'autonomia culturale del nostro pensiero anche rispetto ai 5 Stelle o alle destre è vincere e costruire le condizioni per non perdere di nuovo. Quindi noi siamo qui innanzitutto per il Lazio, perché ripeto, vogliamo ora rispettare gli impegni, ma questa grande esperienza che in controtendenza ha avuto un risultato, ci permettiamo di dire, non vogliamo che finisca qui, non ci perdiamo di vista e continuiamo a combattere nel governo e nei territori.